Buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte. Bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Festeggiamo la puntata numero 300 e la vogliamo festeggiare con voi che ci seguite in tantissimi, con affetto e passione tutte le settimane. In questa puntata tanti protagonisti del cinema ci faranno gli auguri, ma cominciamo subito con una coppia d'eccezione, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Con loro abbiamo voluto parlare di figli, che non è soltanto il titolo del loro nuovo film, ma anche un tema che ci riguarda tutti. Cosa succede quando arriva il secondo figlio? Quanto è difficile fare quadrare tutto, il lavoro, il tempo libero, ma soprattutto come affrontare la sfida difficilissima del sonno, o meglio dell'assenza del sonno? I figli ci invecchiano, scriveva in un celebre monologo Mattia Torre, il regista e sceneggiatore che non c'è più e che ha ispirato questo progetto, ma dei figli e della famiglia non possiamo fare proprio a meno, come ci racconta questa storia. E occhio, perché la coppia Mastandrea Cortellesi ha anche una bella empatia. In questa intervista tra loro hanno scherzato un bel po', guardate. Come genitori sapevate già tutto? No, diciamo, io non prendo mai un film come scuola di vita, diciamo. Magari è il contrario, ecco, portare la vita dentro un film magari ti dà un po' più di possibilità per illustrare personaggi, persone più che personaggi. Però ci siamo ritrovati in un sacco di scene, delle dinamiche affrontate. Apriva dei temi che ci stavano molto a cuore, quindi affrontando poi le scene ci trovavamo a dibattere un po' sulle condizioni. Poi era sempre una questione legata ai compiti di genere, diciamo. Però poi come le apriva? Come apriva questi dibattiti? Li chiudeva. No, volevo chiudere un po', ma non mi prende. Non prende, al piano terra non prende. Sei incinta? Sì. Ma la notizia strepitosa, oh! Sei sicuro che siamo per te? Ma è stupendo, Sara. Ma però è un macello. Ma per niente! È anche un gesto eroico, In questo paese a crescita zero, dove nessuno fa più figli. E ci sarà un motivo. E noi diamo un segnale fortissimo, lo voglio pure strillare. No. Noi facciamo un altro figlio, Ok? Finché c'è il primo figlio è tutto a posto. Quando arriva il secondo che succede? Manda all'aria tutto, che succede? Ecco, io non ho esperienze personali in questo senso, perché mi sono fermata a uno, ma a questa coppia capita qualcosa, capita uno stravolgimento di tutte le loro certezze, di tutte le loro abitudini, quello su cui facevano conto. Quindi c'è la gelosia da parte della piccola, il piccolino, il nuovo arrivato che piange in continuazione, una scelta complicata anche su chi... Poi che ricade sempre sulle donne. Non ho più bisogno di fare un altro figlio. Pietro porterà equilibrio. Dicono che un figlio e un altro figlio non ha fatto due figli, ma 11. 11. I genitori sono soli e non c'è nessuno che li aiuta veramente. Aia! Ricade sempre sulle donne, Valerio, cioè sti uomini sono proprio così. Ma diciamo, è nella cultura dominante è così, poi credo nelle eccezioni, diciamo. Adesso se mi chiedi se io sono un'eccezione, non lo so, non ricordo, perché una delle costanti, e non credo che abbia a che fare con la rimozione del trauma, è quella di, con la crescita dei figli, dimentichi quello che c'era prima, come il famoso enzima inventato del parto, che dicono che c'è l'enzima che non ti fa ricordare il dolore, se no non lo rifai più. Dimmi che cosa hai fatto oggi. Stamattina ho fatto la lavastoviglie, l'ho mandata, l'hanno visto tutto. A un certo momento ci sono tipo le sette piaghe d'Egitto, cioè la prima è il sonno, no? Non ho esperienza, però... È una però... cosa che ti lavora poi giorno per giorno, e la mancanza di sonno poi accumuli una stanchezza che chiaramente amplifica ogni malumore, ogni... Ma è una cosa, insomma, che tutti sanno. L'antidoto qual è? Non c'è, perché appunto... L'antidoto intanto è mentire. Cioè, se hai un bambino che dorme, quando ti chiedono come va, dorme, gli devi dire no. Cioè, perché sennò te la tirano con una violenza. E io ricordo questa cosa, che non aveva problemi mio figlio a dormire. E quando dicevo, ma lo sai che... quello mi fa... Ho incontrato un padre e mi ha fatto, non lo devi dire mai. La risposta a tutti i problemi era una sola, Giusefina. Giusefina adora i bambini la adorano. Giusefina ha un unico grande problema. Non esiste. Perché c'è una solidarietà un po' anche tra genitori. Assolutamente. Anche l'invidia. Ma io ho provato invidia,
che come dice in questo film Mattia è un sentimento ripugnante, ma ho provato invidia per quelli che invece, io invece no, avevo tutta la situazione contraria, la mia non chiudeva occhio mai e quindi noi con lei, e quando mi dicevano la mia bambina veramente ma dorme come un angioletto 9 ore, io sentivo un senso di del risentimento. I figli ti invecchiano anche perché quando arrivano al mondo mettono fine con violenza inaudita a quella stagione di aperitivi, feste e possibilità che ti sembravano il senso stesso della vita. Quando hai detto i figli ti invecchiano, che poi insomma il film ci dice pure altro, però è vero, no? Nel senso che comunque... Beh, quello era un articolo che Mattia scrisse per un quotidiano, per Il Foglio, che poi, su cui poi ha cominciato a lavorare per svilupparlo e renderlo questo film qui, quindi viene tutto da là. Il film è seminato, è pieno di Mattia. Lui è ciò che voi siete, quindi sarà quello che voi decidete di essere. Se tu non fai cazzate e rimaniamo uniti, vedrai che la superiamo. Dimmelo ancora che andrà tutto bene. Andrà tutto bene. C'è un certo punto dove si sceglie, non vogliamo dire come va a finire, però si sceglie, no? Cioè si sceglie di stare comunicare, insieme. Comunicare, si sceglie di comunicare in questo film. Questa coppia ha un privilegio rispetto agli altri, sa comunicare, si mette in gioco. Ognuno di loro, ecco, dicevo prima che si cade negli stereotipi, ma noi ce ne rendiamo conto e ce lo diciamo e dibattiamo su questo in modo anche feroce. Però riusciamo a comunicare, quindi quando c'è un po' di si riesce a comunicare, poi i problemi si riescono anche a sviscerare e a volte a risolvere. Tu come la vedi, Valerio? Uguale, non ho capito che ha detto, però sono d'accordissimo, mi ero distratto un attimo. Senti, ma con Paolo è facile comunicare anche quando sì, basta mettersi su quella lunghezza d'onda, quella che sarebbe? È una borderline, quella un po'. Se tu stai poco di là, diciamo, è lì, la vedi, la incontri lì, ecco, non si incontra nella vita reale, si incontra in quel momento, come puoi vedere. In un interregno. Nell'interregno della mente. E sì. Follia. Esatto. È questo che... E quello è interessante, ci dovete portare. Certo, mi fate un esempio di quello che... Ma no, ma sta naturalmente, sta delirando, io gli vado dietro perché gli do ragione, che devi fare? Mi chiamo Manuela, ho 35 anni. E ho già avuto un'esperienza come babysitter e il bambino aveva 16 anni e l'ho aiutato a uscire dal giro della droga. Noi festeggiamo la puntata numero 300 di un programma di cui mi occupo con Effetto Notte. Paola è venuta molte volte in passato, a te ti aspettiamo, Valerio magari nel futuro. Volete vi va di fare un augurio, perché alla fine gli spazi no. Ci va, però lo facciamo. No, mi chiedi io dico ti va, ma no, però lo faccio. Effetto Notte è un programma bellissimo. E quindi volevo fare i miei auguri per il 300° compleanno di Effetto Notte, cioè per la 300° puntata di Effetto Notte. Come stai guardando? Sto guardando un po' qua, un po' là, perché non so qual è. Vedi che è matta. È questa. Allora, tanti auguri li faccio pure io guardando un po' a destra e un po' a sinistra. 300 puntate di Effetto Notte, devi guardare lì. Quindi non altri là. 300 di queste puntate. E come l'hai detto, Valerio, non si... No, l'ho detto un grande sperando di continuare, cioè tra 300 ci rivediamo. E sono solo i primi auguri per questa puntata numero 300. Tra pochi minuti di pubblicità incontreremo tanti altri protagonisti del nostro cinema e non solo. Vincenzo Mollica, che ci racconterà gli italiani all'Oscar, da Tornatore a Sofia Loren e Fellini. Incontreremo Marco Giallini, Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo. Ci emozioneremo con la guerra raccontata dal grande Sam Mendes nel film 1917, in corsa per l'Oscar. E ricorderemo anche Gene Hackman, che c'entra, ma non si era ritirato dal cinema. C'entra Gene Hackman perché festeggia proprio in questi giorni un compleanno importante. Allora, qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo. Siamo qui con Effetto Notte.
Bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Protagonista della nostra intervista confidenziale è un giornalista che è una vera e propria istituzione, Vincenzo Mollica, l'inviato del TG1 che per anni è stato la voce, il volto del nostro cinema. In un libro scritto insieme a Steve Della Casa racconta gli italiani all'Oscar, un volume ricchissimo, pieno di ricordi da Bertolucci a Tornatore, da Fellini alla Loren, tutta l'emozione di una serata speciale in cui ognuno di noi da sempre tifa per l'Italia. E Mollica ci racconta tutto questo con la gentilezza, il garbo, lo stile, direi, che lo contraddistinguono e che hanno fatto di questo collega un personaggio in qualche modo di famiglia per tutti noi. Guardate. We are very, very sorry that Ms. Magnani couldn't be here tonight. Hollywood lavora un anno intero per costruire la serata degli Oscar, per fare le nomination, per far arrivare alla votazione, per fare tutto quello che devono fare. Un anno intero, che è una cosa enorme, gigantesca. Però c'è un rituale preciso che non è cambiato da allora a oggi. E questa è la grande forza degli Oscar. C'è sempre quella riservatezza per cui i quattro che vanno a prendere, i cinque che vanno a prendere la nomination, intanto arrivano tutti. E non come gli altri paesi che non si presentano. E non lo sanno. E non lo sanno, non sanno chi ha vinto fino alla fine, fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo momento. E nessuno delle persone che vince sa che ha vinto. E nessuno di quelli che legge la lettera, degli attori che vanno a leggere la lettera, aprire la busta, dice the winner is, non sanno chi è. Quindi è veramente un meccanismo straordinario, una liturgia, come dico, perfetta. Una cerimonia perfetta con dei sacerdoti perfetti che la gestiscono. Ho 5:30 stamattina, me l'ho telefonato. Mi dirà che ho creduto che fosse uno scherzo. Allora, dice, abbiamo una grande notizia da darle. La Strada. Thank you. This award belongs to Federico Fellini is Lodenz. Quante volte ci sei andato all'Oscar? 30. Forse 29, per essere più precisi. Te la ricordi la prima volta che sei andato? Sì, me la ricordo, partì da qui con Franco Cristaldi, che andava come produttore del Nuovo Cinema Paradiso. Lui non credeva di vincere l'Oscar quando siamo partiti. Man mano che arrivavamo però a Los Angeles venivano persone che gli parlavano tutti di questo film di Nuovo Cinema Paradiso di Peppuccio Tornatore. Arrivati in albergo, insomma, c'era un'attenzione su questo film che saliva. E vedevo la faccia di Cristaldi, diciamo, trasformarsi piano piano. Poi ho incontrato Peppuccio Tornatore, che era vissuto come un abbraccio questo film da tutti quelli che l'avevano visto, amato moltissimo. And the Oscar goes to Italy for Cinema Paradiso! Quando arrivò dopo 17 anni di assenza di un Oscar in Italia per un film, il miglior film straniero, arrivò la vittoria di Peppuccio Tornatore, fu una gioia immensa, incredibile, proprio da festa, come se avessi vinto la nazionale, fu una cosa straordinaria. Per me, pensa, arrivare il primo anno che non si vinceva un Oscar da tanti anni e trovarmi subito, darà la possibilità di raccontare un Oscar, la vittoria di un Oscar così importante come Nuovo Cinema Paradiso. Insomma, pensa un po' alla festa, non finiva mai. Per Federico Fellini e il suo quinto Oscar, la sala si è alzata in piedi in un lungo applauso, festoso omaggio alla sua arte. La simpatia del regista poi ha cancellato ogni forma di retorica, riportando tutto nella giusta dimensione. Quello di Fellini fu un Oscar alla carriera meraviglioso, che quando arrivò la notizia, arrivò il 20 gennaio del 1993, di quando Fellini avrebbe fatto i suoi 73 anni, perché aveva compiuto l'anno che poi purtroppo se ne sarebbe andato a novembre. Quindi arriva questa notizia alle 4 del mattino, mi chiama lui verso le 6 del mattino e mi dice: guarda Vincenzo, hanno dato l'Oscar alla carriera, troviamoci alle 8 e mezza davanti a Canova, così facciamo la battutina che devo fare, perché io poi sparisco e non mi faccio più vedere. Arriva, è una cosa bellissima, che la notizia si era sparsa di questo Oscar alla carriera, e Fellini arriva in Piazza del Popolo e ci sono ad aspettarlo tutti i tassisti e tutte le zingare e le zingarelle che siano lì a quell'ora. Hanno cominciato ad applaudire, ma un applauso lungo, bellissimo, che Fellini si è commosso. È stata una cosa meravigliosa quella. Poi siamo partiti, siamo andati a Los Angeles, pensava di non andarci, poi invece arrivò per accontentare, mi disse Giulietta, perché Giulietta era talmente emozionata, talmente contenta di questa cosa,
che se la portava nel cuore. Giulietta mi disse in quell'occasione una frase bellissima. Quell'anno, sempre nel 93, avrebbero festeggiato 50 anni di matrimonio. 5 Oscar alla carriera, disse Giulietta, uno per ogni decennio del nostro matrimonio. Una frase bellissima. E ho saputo la notizia stamattina alle 6.40. Mi hanno telefonato e l'unica cosa che ho sentito è che Sofia hai vinto. Non è stata l'unica cosa. Poi ho cominciato a saltare per tutta la stanza come una matta, guarda. Non speravo di prenderne nemmeno uno, invece mi trovo con 3 sulle braccia e pesano. La Loren è straordinaria, è una benedizione del Signore, è una donna di una dolcezza, di una timidezza, di una bravura, di un'arte grande. Sono quelle figure assolute, quelle personaggi che sono di una umanità così ricca, di una delicatezza, di una semplicità. Non sono tutte parole che metto insieme a caso, sono parole tutte sentite, che ognuna di queste parole corrisponde ad un aneddoto, a qualcosa che mi ha insegnato senza mai insegnarmi niente. Ladies and gentlemen, Miss Sophia Loren. E in quella sera, ci fu la sera in cui gli hanno dato, diciamo, il secondo ideale Oscar alla carriera, che quando fanno un tributo d'onore a una grande attrice che è stato appunto fatto, a una cena a casa di Joe Ciampa c'erano Al Pacino, John Travolta e a un certo punto c'era veramente il mondo del cinema intero e tutti a un certo punto lei si è dovuta mettere in una stanza a parte per fare la photo opportunity con tutti gli invitati, erano 30, questa cena fu una cosa veramente bellissima. Poi i discorsi che fecero, da Benigni a Tom Hanks quella sera al Palazzo degli Oscar a Los Angeles, insomma fu una serata veramente indimenticabile. E poi tutti gli Oscar, quella volta che lei urlò Roberto in quella maniera, che è come se fosse un quarto Oscar per La vita è bella, quell'urlo così bello che poi venne cercato di copiare da altri, ma non è mai stato bello come quello di... Vincenzo, Effetto Notte questa settimana festeggia la puntata numero 300, ti va di farci un augurio? Ma certo. Guarda, queste 300 puntate devono essere moltiplicate per 3, per 8, per 10, devono diventare 3.000. Bravi, complimenti, vi seguo anch'io perché mi fa piacere seguirvi, perché è sempre fatta con competenza e con passione. E insomma credo che poi la cosa più bella che rigenererà sempre il cinema è la passione che ci mettiamo noi nel raccontarla e gli artisti nel farcelo vivere. Ha proprio ragione, allora grazie a Vincenzo Mollica per la generosità con cui si è raccontato, ma soprattutto grazie per l'augurio così ricco e generoso che ci fa per la puntata numero 300 di questo programma e che vogliamo volentieri condividere con voi. E a proposito, vi ricordo la mia domanda, c'è un film che vi ha cambiato la vita? Quale e soprattutto perché? Insomma, qual è il vostro film del cuore? Scrivetelo, raccontatelo all'indirizzo effettonotte@tv2000.it oppure cercate la pagina dedicata a Effetto Notte su Facebook e vi risponderemo nelle prossime settimane. E adesso andiamo a riscoprire un classico del nostro cinema, La Grande Guerra, il film diretto nel 1959 da Mario Monicelli e interpretato tra gli altri da Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Leone d'Oro a Venezia, nominato all'Oscar nella categoria del miglior film straniero. Siamo negli anni della Prima Guerra Mondiale che anche oggi, come scopriremo tra poco, viene raccontata al cinema ma in maniera completamente diversa. La Grande Guerra mette in scena invece in una sceneggiatura firmata da Age, Scarpelli, Luciano Vincenzoni, Mario Monicelli e con la fotografia di Giuseppe Rotunno, due scatenati e indimenticabili protagonisti che la guerra, insomma la Prima Guerra Mondiale appunto la vorrebbero evitare e invece vi si trovano immersi sino al collo. Un film divertente ma anche drammatico e amaro. Riscopriamolo. Oh, conta bene, io te conosco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tocca a te. Tocca a te. Tocca a me. E allora? Cosa devo dire? Ah. Oh, io ve lo dico, se parla questo ci fucilano a tutti, eh. Giusto, tocca a te perché ti tocca a te. Ma perché? Dai, che hai tirato zero, vai. Silenzio, a posto, ragazzi. Il signor generale. Attenti. Riposo, riposo. È una visita amichevole, niente formalità. Riposo. E faccio distribuire il lancio. Sì, signor generale. Penso che i nostri giovanotti abbiano fame. Yeah.
Assaggia il tuo arancio e dimmi che te ne pare. Signor sì. Ottimo abbondante, signor generale. Invece è uno schifo. E adesso festeggiamo un compleanno importante. È arrivato il momento di fare gli auguri a Gene Hackman. Compie in questi giorni 90 anni, come Sean Connery, che li festeggerà invece il prossimo agosto. Hackman, come Sean Connery, ha lasciato il cinema ma ha interpretato oltre 90 film, molti dei quali indimenticabili, spesso i ruoli da cattivo, da duro, da antagonista. Pellicole diversissime, dalla conversazione a Piume di struzzo. E poi ci sono anche delle curiosità. Ha rifiutato, pensate un po', il ruolo da protagonista nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo e anche nel Silenzio degli innocenti. Sono stato addestrato per essere un attore, non una stella, ha dichiarato lo stesso Hackman. Eppure, due premi Oscar, 5 nomination, 4 Golden Globe, l'Orso d'Oro conquistato a Berlino, insomma i premi non mancano, ma lui dov'è finito? Ci dice tutto Roberta Franzoni. Now listen, you communists and niggers and Jews, tell all your buddies to spread the news. Your day of judgment will soon be nigh. Dietro quell'aspetto da uomo qualunque c'è un attore straordinario, Gene Hackman. Forse persino un po' sottovalutato quando lo si vorrebbe confinare in un genere, il poliziesco. Anche se per il ruolo del poliziotto senza scrupoli, nel braccio violento della legge, che ha ricevuto il suo primo Oscar. Ha cominciato tardi la sua carriera. Aveva già 30 anni quando studiava recitazione e il suo compagno di scuola, che dormiva a casa sua in un letto in cucina, era un certo Dustin Hoffman, un amico fraterno. Li vedremo per la prima volta insieme nella giuria. Se lei conta sulle testimonianze per vincere, ha già perso il processo, amico. Sa che gliene frega la giuria di negligente distribuzione, responsabilità del produttore? Oh, altro che se gliene frega! No, sa appena sillabarle, figuriamoci capirne il significato. È arrivato alla soglia dei 90 anni e dal 2008 si è ritirato a vivere con la seconda moglie, una pianista nel New Mexico. Scrive libri e di Hollywood non è più voluto sapere. Non ho nessuna intenzione di interpretare ruoli da grande nonno, confessava ai tempi del suo addio alle scene. Vent'anni dopo il primo, ha vinto un altro Oscar per quel capolavoro western di Clint Eastwood che è Gli Spietati. Tu sei William Money del Missouri. Hai ucciso donne e bambini. Esatto. Ho ucciso donne e bambini. Gene Hackman è passato con grande naturalezza dai film drammatici alle commedie. Mel Brooks l'ha voluto nel suo Frankenstein Junior. In un divertente cameo è entrato nella storia del cinema e l'eremita cieco. Un brindisi ad una lunga amicizia. In Superman è sua la parte del folle Lex Luthor. Il film di Wes Anderson, I Tenenbaum, che gli fa vincere un altro Golden Globe, è uno dei suoi ultimi ruoli. È qui che finge di avere poche settimane di vita per riconquistare la moglie. Senti, non sto morendo. Ma mi serve del tempo. Circa un mesetto. Va bene? Voglio che noi... Ma che accidente ti prende? Santo Dio! Ethel! Sei impazzito! Ethel, amore, io sto morendo. E poi restano interpretazioni che da sole giustificherebbero una carriera. Quella accanto ad Al Pacino nel film che Gene Hackman ha detto di amare sopra tutti, Lo Spaventapasseri. E quella di Harry, che a nostro avviso non dovreste proprio perdervi, nel film di Francis Ford Coppola, La Conversazione. Buon compleanno, Harry. Buon compleanno.
Davvero buon compleanno. E l'Italia non ce la siamo dimenticata. Adesso parliamo di un fenomeno tutto italiano. Sta sbancando davvero tutto il film Me contro te. Debutto al cinema dei due youtuber Lui e Sofi. Insomma, se avete dei bambini in casa, magari anche piccoli, sapete di cosa stiamo parlando, perché sono pazzi del film e ad oggi è stato visto, pensare, da 1 milione di persone. Sarà un nuovo fenomeno Checco Zalone? Chi lo sa? Intanto i bambini trascinano al cinema i genitori e magari anche i nonni. Però non vogliamo parlare di questo, ma vi voglio raccontare una storia che riguarda questo film e che ci ha davvero colpito. Tra i piccoli spettatori della pellicola ce n'è uno che ricorderà a lungo il giorno in cui l'ha potuta vedere. Si tratta di un bambino sordo che ha avuto la possibilità di vedere il film sottotitolato grazie all'interessamento di Warner Bros. È accaduto in un cinema di Fasano. Il desiderio del piccolo, un bambino di 8 anni di Ugento in provincia di Lecce che ha perso l'udito a causa di una forte febbre, sembrava impossibile da realizzare. E allora la mamma di questo bambino si è rivolta al titolare del cinema della zona, che ha cercato il distributore. Insomma, non era una ricerca semplice, perché lo vogliamo spiegare, il film è in italiano e quindi non erano previsti i sottotitoli in questa lingua. Però il distributore li ha accontentati e alla fine, la scorsa domenica pomeriggio, il bambino, accompagnato da sua mamma e da 2 amici, ha potuto vedere Me contro te con i sottotitoli e in una sala, pensate, tutta per lui. E adesso festeggiamo la puntata numero 300 di Effetto Notte andando a incontrare Marco Giallini, Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo. Cosa hanno in comune? Tutti e tre sono stati ospiti di questo programma e sono i protagonisti di un film, Villetta con ospiti, che affronta il tema della legittima difesa, ma racconta anche in qualche modo i tempi cupi e cinici che stiamo vivendo. Il film ve lo raccontiamo meglio la prossima settimana, ma intanto ecco gli auguri dei tre attori per Effetto Notte. Si dice in giro che lei sia un uomo molto amato, che le donne di qui siano molto generose con lei. E cosa dobbiamo fare? Questa è una cittadina così piccola, si sa tutto di tutti. I vostri auguri per le nostre 300 candeline. Ma guarda, io faccio gli auguri di altre, almeno 100, altre 100 candeline che sono venute in studio. È un programma bellissimo, necessario per noi, per il cinema italiano, anche per il modo e il garbo con cui racconti le nostre storie. Milioni di auguri, milioni di puntate ancora, perché di cinema se ne deve parlare e quando se ne parla in questa maniera è ancora meglio. Quindi mille grazie intanto e auguri. Scusi, che ci vogliamo far togliere pure la patente? Ci mancherebbe solo questa. Questa cammina. Bene. Per quella pratica? E devi avere ancora un po' di pazienza, ci vuole tempo. Sono passati 3 mesi. Auguro ad Effetto Notte, di conseguenza a te che sei un mio buon amico e carissimo amico, sono sempre venuto molto volentieri, tu lo sai, altre 500 puntate di Effetto Notte. Ciao a tutti e ci vediamo su Effetto Notte. Certo. E col saluto di Marco Giallini, Giallo come lo chiamano gli amici, è arrivato il momento di salutarci, ma Effetto Notte torna la prossima settimana, il venerdì, la domenica e il mercoledì, sempre in seconda serata, sempre su TV 2000, con due protagoniste decisamente originali del nostro cinema in studio con noi. Chi sono? Lo scopriamo la prossima settimana, mi raccomando, vi aspetto.